Bisognava accogliere la nostra proposta di esenzione delle tasse per 3 anni, invece niente. Pertanto famiglie e imprenditori presto non solo si ritroveranno costretti a pagare, ma anche a restituire gli arretrati per effetto della sola sospensione. Se Renzi, come un disco rotto da settimana, continua a ribadire che per la ricostruzione ci sono i soldi, anche se nei 2 decreti ne vediamo pochi, perché tutto il grosso viene rinviato alle leggi di stabilità, era qui, nell'esenzione delle tasse, che doveva dirottare risorse, alleviando le preoccupazioni di cittadini e degli imprenditori. Era qui, in questo punto, sull'esenzione delle tasse, che doveva fare la voce grossa contro l'Europa. Ci spiace inoltre che si sia voluto rinviare la nostra proposta di istituire una zona franca per introdurre agevolazioni fiscali per le microimprese localizzate nei comuni del cratere. Niente zona franca, che invece si poteva fare, sottosegretario De Micheli, senza vincolare le risorse. Niente zona franca, ma solo un impegno ad attivarla. Niente esenzioni, non con danno a quelle popolazioni, senza prospettive, ma solo un futuro pieno di incertezze.